Che ci fa a Roma? Una rarità vederla da queste parti? No, non è una rarità perché sono qui da 10 giorni in campagna elettorale, candidato nella circoscrizione centro che comprende, come lei sa, Lazio, Toscana, Umbria e Marche, con lo slogan Bruxelles ladrona, Roma non perdona. Però fino a qualche tempo fa voi dicevate Roma ladrona e eccetera. Beh, la Roma dei palazzi è sempre il nostro obiettivo, ma certamente chi lavora e produce onestamente a Roma, tantissima gente, a Roma nel Lazio e in tutto il centro Italia, ce ne sono molti, sono i primi ad essere danneggiati da questo euro che noi combattiamo. Lei nei palazzi c'è stato per diversi anni anche qui? Beh, io per 10 anni sono stato parlamentare italiano prima di diventare europarlamentare e ho sempre combattuto contro lobby, poteri forti, cialtronerie varie e poteri ben ramificati nell'alta burocrazia, che è uno dei veri poteri che la Lega ha combattuto e ha cercato di scardinare, e continueremo a farlo. Sul campo delle provocazioni però adesso avete un concorrente non da poco, il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Che fa tante parole ma pochi fatti, e quando si tratta di combattere seriamente l'euro, dicendo i pericoli dell'euro, i danni dell'euro alle nostre piccole imprese, si limita a fare qualche critica, a proporre qualche cambiamento, ma non dice, come noi della Lega, con chiarezza: usciamo da questo euro, allora, dalla prigione dell'euro. Loro parlano di un referendum sull'euro che tra l'altro è impossibile. Sì, evidentemente è solo propaganda. È spiacevole perché invece io credo che una forza dirompente come quella di Grillo dovrebbe avere il coraggio, come la Lega fa, di parlare chiaramente di difesa della nostra sovranità monetaria, e per difendere la sovranità monetaria di questo Paese bisogna uscire dall'euro, senza se e senza ma.